Finalmente, finalmente possiamo dire che la Ferrari ha fatto una gara bella. Una gara bella. L'unica gara bella che aveva fatto quest'anno la Ferrari era stata con Vettel a Hockenheim. Tutto il resto delle gare o la strategia era poco, convincente. La sfiga, basta guardare il Bahrain, oppure non era una pista Ferrari come per esempio Melbourne. Insomma, le scuse per cui la Ferrari fino ad adesso non aveva vinto erano state tante. Finalmente oggi possiamo dire che la Ferrari ha effettuato una gara con i controcoglioni. L'unica pecca è stato il consumo gomme troppo eccessivo di Sebastian Vettel. Infatti poi dopo che Hamilton lo ha passato portandosi in seconda posizione ha dovuto per forza fare la sosta perché se no non arrivava a fine gara con quelle gomme. Detto questo, finale incredibile, finale mozzafiato in cui nessuno sapeva come andava a finire, perché è vero che mancavano pochi giri ma Hamilton li recuperava veramente 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 tanto. Insomma, alla fine è andata bene e la Ferrari ha vinto e Leclerc ha vinto, è il terzo pilota più giovane della storia a vincere una gara della Formula 1. Ragazzi, poi volevo dirvi anche che quando sul podio è suonato l'inno italiano io mi sono emozionato, perché mancava da un anno sta sensazione proprio con Sebastian Vettel, che secondo me oggi, ragazzi, vinceva. Secondo me oggi tra Leclerc e Vettel vinceva Vettel. E alla fine ha vinto Leclerc, va bene, uguale, ci voleva una vittoria per la scuderia del cavallino rampante. E finisce subito la gara di Max Verstappen per un contatto con Kimi Raikkonen, che tra l'altro applausi a Raikkonen perché veramente si è fatto male alla gamba, non mi ricordo, e ha corso lo stesso, e tra l'altro dalla prima curva subito Verstappen lo tocca e insomma la macchina saltella un po', quindi insomma subito una grande paura per Raikkonen, che però può continuare la gara mentre Verstappen no. Grande, grande, grande gara anche di Albon, ottavo alla sua prima gara con la Red Bull, perché vi ricordo che è passato l'anno passato dalla Toro Rosso, che è la scuderia, diciamo, satellite, se eravamo in MotoGP si dice satellite. La scuderia, diciamo, satellite, che è la Toro Rosso della Red Bull, è passato dalla Toro Rosso alla Red Bull, è stato promosso, mentre è andato al posto di Gasly, che è stato invece retrocesso alla Toro Rosso per esprimersi meglio. E infatti oggi a me Gasly è piaciuto. A me Gasly è piaciuto tanto. E parlare di Giovinazzi, peccato, era nono, poteva arrivare a punti. Invece non ci è andato, è finito a muro. Peccato, peccato, peccato davvero, perché veramente Giovinazzi aveva fatto una grande gara. Le Williams rimarranno sempre le Williams, e hanno l'abbonamento al 18esimo, insomma all'ultimo e penultimo posto. Detto questo, niente, contento della prestazione per la Ferrari, contentissimo, e spero che anche voi lo siate, penso che anche voi lo siate, perché comunque se siete ferraristi siete contenti. Ci voleva, era un anno che la Ferrari non vinceva, proprio l'anno scorso con Vettel, in questo circuito, proprio a Spa, e adesso arriva un altro circuito come Monza, dove la Ferrari è proprio la favorita. Vi ricordo le qualifiche dell'anno scorso: l'ultima pole di Kimi Raikkonen e secondo Sebastian Vettel, proprio puta caso l'1-2 che si è appunto che si è verificato qua a Spa. Detto questo, ragazzi, andiamo con le pagelle. Charles Leclerc, un 10, impeccabile tutta la gara, senza commettere un errore, a parte qualche bloccaggio, ma vabbè, quelli non possono essere considerati errori. E quindi Charles Leclerc 10, Sebastian Vettel 6, perché comunque
È vero, ha fatto una bella gara, però doveva sfruttare meglio la prima fila. Quindi non l'ha saputa sfruttare, è vero, è stato secondo per buona parte della gara, però poi dal 33esimo giro si è fermato, nessuno l'ha più visto, ha fatto il pit stop, è stato passato pure da Bottas e ha finito la gara in quarta posizione. Non si sa cosa è successo bene nel box di Vettel. Passiamo adesso con la scuderia della Mercedes e Lewis Hamilton, 8, grande battaglia, non ha saputo fermare il futuro della Formula 1, Charles Leclerc, non l'ha saputo fermare, ci è andato molto vicino però ragazzi, perché dissi la verità, tutti abbiamo avuto nel finale un po' paura che Hamilton prendesse Charles Leclerc, lo ammetto, l'ho avuta anch'io la paura, quindi è normale, è stato normale avere paura in quel momento. Di piccoli brividi, momento di tensione, comunque alla fine è andata bene. E Bottas, un podio immeritato, un podio perché Vettel alla fine ha ceduto. Boh, non l'abbiamo mai visto Bottas e boh, è stato per un po' al comando della gara quando avevano fatto i pit stop sia Hamilton che Leclerc, però poi a parte lì non è mai stato inquadrato troppo dalle telecamere. Quindi, Max Verstappen non posso dare un voto, Albon 7, grande gara, prima in Red Bull per Albon e se continua così il sedile se lo mantiene anche per l'anno prossimo. Questo è il quanto ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche per ricevere notifiche per altri nuovi video. E niente, ci vediamo in questa settimana, usciranno dei video di Formula 1, usciranno dei video di MotoGP, usciranno dei video sulla Superbike che ancora devono uscire, sì lo so, state continuando a fare una capa così, ma arrivano i messaggi via email. Vi ricordo che la mia email per contattarmi è simone.landi@gmail.com. Link in descrizione ragazzi anche sul mio sito, andatemi a seguire su Instagram e niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Forza Ferrari, forza Formula 1, questo sport, io odio chi dice che questo sport è noioso perché oggi è stata la prova che questo sport è veramente fantastico. Ciao ragazzi!